Pilota, il maggiore Anderson è qui. Perlustra questa struttura, ci vediamo dall'altro lato. Questo posto è troppo tranquillo, potrebbe essere un agguato. Sono d'accordo. In ogni caso la ricognizione ravvicinata è affidata solo al pilota. Terrò gli occhi aperti. Prosegui con prudenza. Squadre che lavorano all'analisi dell'arca, fare rapporto alla sala conferenze per la presentazione del generale Martin. Grazie. Cos'è successo? Ci sono distorsioni in questa struttura e sembrano causare una spaccatura nel tempo. Finché non avremo ulteriori informazioni, attenzione. Una spaccatura nel tempo? Come funziona? Non si sa. La SRS della milizia ha riportato vari casi su altri pianeti. Un elemento comune sembra essere un enorme flusso di energia. Sii prudente, pilota. Milizia con decisione, salvaguarderemo l'esistenza della razza umana, ampliando i suoi... Ricordate, le credenziali di identificazione devono essere sempre in vista. Cos'è successo alla gente qui? Questi corpi sono invecchiati in modo insolito, tuttavia ci sono segni di arma da fuoco. Spero non accada anche a me. Potrebbe. Strano. Rilevo segnali della mia traccia dati in quest'area. Probabilmente le distorsioni influenzano le mie scansioni. Interessante. Rilevo tracce di un'enorme esplosione di energia nella struttura, ma i dati del tuo casco non la rilevano nell'altra linea temporale. Nessuno di questi resti corrisponde al profilo genetico del maggiore Anderson. Forse è ancora vivo. Consiglio di controllare l'atrio della sala di accoglienza. Ti accompagnerei, ma purtroppo il mio telaio non passa dalla porta. Guadagniamoci la pagnotta. Al contrario. Stai dimostrando di valere molto più di un fuciliere di classe 3. Credo che il maggiore Anderson resterà a bocca aperta.
proseguire la missione. Sto rilevando una lieve biotraccia sul livello superiore della sala di accoglienza. Ti consiglio di indagare. BT, ho trovato Anderson. Nel soffitto. Obiettivo completato. Incontro con il maggiore Anderson. Che freddo, BT. È vero. La temperatura attuale di Anderson è 17 gradi Celsius, sotto la soglia della sopravvivenza umana. Se mi procuri il casco di Anderson, lo analizzerò. Con la morte di Anderson, il comando dell'operazione speciale 217 passa nelle tue mani. Congratulazioni per la promozione sul campo, Cooper. Briefing della missione di Anderson dal comandante Sarah Briggs della milizia SRS. Maggiore Anderson, 2 settimane fa abbiamo intercettato le comunicazioni dell'IMC. Hanno trovato qualcosa su Typhon. Un'enorme esplosione di energia è stata scaricata in questa posizione, creando distorsioni temporali. Voglio la SRS sul posto affinché si infiltri nella struttura. Ricevuto. Troverò delle risposte. Questo dispositivo da polso recuperato nell'operazione Grizzly dovrebbe proteggerti. Sappiamo che l'IMC ha ingaggiato Cuban Blisk e i suoi mercenari per proteggere qualcosa di importante. Perciò sii prudente. E Anderson, sai quanto mi piace scrivere verbali di morte, quindi non agire da solo. La SRS è una squadra. Pilota, i dati raccolti dal maggiore Anderson sembrano incompleti. Abbiamo il dovere di proseguire e portare a termine l'operazione speciale 217. Dobbiamo individuare il dispositivo da polso di Anderson prima di procedere. Non ho visto nessun dispositivo su Anderson. Sarà sull'altra metà del suo corpo. Rilevo una breccia nell'edificio dei servizi di sicurezza. Ti fornirò l'accesso. Io resto qui a esaminare la struttura anulare. Tu raccogli informazioni nell'edificio e trova il dispositivo perduto.
sicurezza. L'intruso potrebbe avere congegni antiradar avanzati. Ricevuto. Reti laser attive. Ho inviato un team a indagare. Alexander Derren, registro 14.6. L'intruso ha una tecnologia avanzata e sta massacrando le squadre di intervento. Tyler, della ricerca faunistica, ha detto che due squadre sono state eliminate in pochi secondi da una sola persona. Mi spiace, Anderson. Chiedete al personale non bellico e ai gruppi di ricerca di procedere direttamente al più vicino punto di accesso per il rifugio d'emergenza a causa di una breccia nel sistema. Mantenete la calma e contattate il personale di sicurezza automatizzato più vicino per farvi aiutare. Cooper, ho trasferito funzioni della mia IA al tuo casco per permettere la comunicazione attraverso i salti temporali. Laser attivate, blocchiamolo! Stiamo arrivando, controllo!
Cerca dov'è? Beta 4, mi sentite? Beta 4, la vostra posizione? Occhio alle spalle! Codice 83, dobbiamo andarcene! Non ci fermeremo, il test deve essere completato. Pilota, un frammento del registro danneggiato di Henderson potrebbe essere utile. Attivo la riproduzione. Henderson, registro 341. L'IMC ha trovato qualcosa in grado di piegare lo spazio e il tempo. Sicuramente non l'hanno costruita, ma la stanno ripristinando. Qualunque cosa sia, potrebbe essere catastrofica. Passo e chiudo. Dappertutto! Là, pilota in movimento! Il pilota è sopra di noi! Verso, bianco, lo vedete? Non vedo niente! Henderson, registro 342. La ponte energetica dell'arma da piegamento si chiama Arca.
Non sembra che abbiano perfezionato l'involucro. Questo è vuoto. L'arca deve essere altrove. Passo e chiudo. L'arca è pronta per la consegna ed è diretta alla camera dei test.